Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi ci andiamo ad analizzare i nuovi Team of the Group Stage, quindi i migliori dei gironi della Champions dell'Europa League. Grossa premessa che va fatta: non si tratta stavolta di carte dinamiche, bensì di carte statiche, ok? Quindi non sono come gli UCL Live, eccetera, che si aggiornano. Questi qua sono come una sorta di IF, sono delle carte speciali che rimangono tali. Perdonatemi i rumori di sottofondo, ma siamo ancora a Milano, è arrivata la pizza, c'è in atto l'evento Adidas di Fortnite, quindi sotto insomma si potrete sentire del panico, ma ci tenevo a farvi uscire il video comunque in orario, anzi già ho tardato, ma prima le condizioni erano ancora peggio di quelle che sono adesso, quindi cerchiamo di portare a casa questo video e direi di partire subito dal buon Messi. Che insomma, certo non lo scopriamo oggi. 4-4, 1,70 m, ovviamente il solito nanetto. Riceve un lieve boost in accelerazione e velocità, che però rispetto comunque sia alla carta base, alla carta IF, insomma, inizia a prendere un po' le sembianze del Messi che abbiamo sempre conosciuto, visto che quest'anno è il primo anno in cui l'hanno depotenziato in termini di appunto velocità in maniera importante. Abbiamo finalizzazione 98 e potenza tiro 89, che sicuramente lo rendono un animale d'area di rigore, perché infatti questo, quello che gli arriva, lo finalizza. Anche un grandissimo tiro a giro, passaggi che parlano per lui, controllo palla, agilità, equilibrio, praticamente tutto sopra il 95. Giocatore che soprattutto con i micromovimenti, con l'analogico sinistro che vi ho fatto vedere nel video del dribbling agile contestuale, vanno alla grande. Forza 72, ma non ci importa, insomma, quindi un'ottima carta, visto anche il ruolo che cambia in AT e diventa sicuramente anche molto più ibridabile rispetto all'altra versione, che ha perso il buon Semedo che linkava. E diciamo che attualmente, visto il meta, per me questo qui può dire la sua, visto che è ritornato molto più un meta basato su agilità, giocatori che si girano in spazi molto stretti. Questo qua può veramente fare il devasto, quindi diciamo il buon Messi promosso, anche se sicuramente costerà un macello. Secondo giocatore è il buon Kevin the fucking Bruyne, che ogni anno riesce a ottenere carte speciali a profusione, insomma, gran carta, ve lo dico subito, alto, peccato per l'accelerazione e la velocità, anche se comunque inizia a prendere praticamente le sembianze di una Gullit Gang, ossia una carta con tutti 80, tranne la difesa ovviamente. Statistiche di tiro anche qui impeccabili, con 92 di tiro e 92 alla distanza, passaggi ottimi. Pecca un po' in questo caso in agilità, anche l'equilibrio magari lo rendono un po' instabile, 76 di forza lo appesantiscono un po'. Diciamo che questo qui, come ruoli consigliati, io andrei a dire un bel CC magari in un rombo o un COC, sicuramente non un CDC, visto che quest'anno i mediani vanno parecchio a spasso e se hanno poche statistiche difensive, insomma, lo sentite parecchio. Quindi anche lui promosso, ma con riserva, ossia in quei due ruoli, e non ci andrei a spendere più di tanto. Molto meglio il suo compagno di campionato, che andiamo a vedere dopo. Andando avanti abbiamo il buon Kimmich, che sicuramente farà capolino in un sacco di Bundesliga competitive. Anche qui un problemino per quanto riguarda la velocità scatto, che infatti va praticamente a inficiare tutto il parametro di velocità. Potenza tiro 81 abbinata a un 69 di finalizzazione lo rendono sicuramente inutilizzabile come CC. Ottimi passaggi, buona l'agilità, l'equilibrio, la reattività, ma comunque parliamo di un giocatore di 1,76 con un fisico un po' strano, un body type un po' strano, sicuramente non lo rendono extra agile, ovviamente, non parliamo magari di un Kanté o di un Renato Sanchez, siamo chiari. Ottima però l'aggressività, ottime le stats difensive, per quello che comunque un buon centrocampista, anche se secondo me insomma se la va a giocare molto con quel Goretzka lì, voglio dire, secondo me se la battono, e ovviamente per mettere queste squadre non è che ci andrei a fare più di tanto grosse follie. Cosa che invece non accade per il buon Bruno Fernandes, perché quest'anno il buon Bruno sta confermando l'ottima stagione dell'anno scorso. 4-4, 1,79 m, alto, una carta davvero incredibile, che insomma riceve anche qui un boost in velocità. Le statistiche di tiro, ragazzi, sono veramente impressionanti. Questo può fare tranquillamente COC e CC, ma proprio con licenza di uccidere, entrare in area per finalizzare. Precisione passaggio corto e lungo ottima, ottime anche le stats di agilità, equilibrio e reattività, anche se comunque parliamo di un giocatore di 1,80 m.
La forza 70 un po' lo va ad appesantire, ma comunque un'ottima ottima carta. Buono anche il 73 di aggressività, insomma, veramente tanta roba, anche perché questo qua magari lo si può andare a ibridare con Renato Sanchez, si può utilizzare per ibridare Ronaldo, si può fare 1.500.000 cose diverse, quindi straconsigliato. Ovviamente stile d'intesa per lui un'ombra, ma credo che andrà a costare anche abbastanza, quindi promosso sicuramente, ma bisogna un attimino aspettare che il buon Bruno scenda, perché altrimenti vi ci fate male. Abbiamo poi il buon Sterling, 4 di mossa e abilità, 3 di piede debole, 1,70 alto normale. Questo qua, insomma, per quanto sulla carta sia sì, un'ottima carta, buona la velocità, tiro, bla 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 bla, bla. Buono il passaggio corto, il passaggio lungo una mezza pippa, buona l'agilità, eccetera eccetera. Lì in quel ruolo, ragazzi, c'è Mané a sinistra, c'è Rashford, le carte anche base che secondo me sono molto meglio di questo Sterling, che quindi io andrei a bypassare, se fossi in voi, insomma, non ci andrei a buttare più di tanto. Stessa cosa ovviamente vi vado a dire per il buon Keylor Navas, insomma, non vedo proprio il motivo per il quale voi dovete andare a inserire sto Navas nelle vostre squadre, non vi ibrida niente, una nazionalità totalmente esotica, quindi GG per lui con sto capello biondo platino, ma next. Passiamo al buon Papu Gomez, che va a occupare secondo me un ruolo molto prepotente in Serie A come COC, si va a candidare come il miglior COC della Serie A, e questo secondo me può essere spostato anche in un attacco a due volendo, sicuramente non da esterno perché comunque è piccolino e non ha il passo, comunque 4-4, ottima la velocità, che però viene boostata parecchio dall'accelerazione, potenza tiro 80 è un po' deficitaria, finalizzazione 84 non è male, buono il passaggio lungo, ottimo il corto. Statistiche di agilità al top lo rendono sicuramente molto molto agile, visto che c'è un body type molto minuto e 46 di forza. Ruolo consigliato, quindi vi ripeto, il COC, sicuramente non il CC né tantomeno l'esterno, forse la punta 2, anche se con l'80 potenza tiro e l'84 finalizzazione sono un po' meh. Il buon Alexander Arnold poi va a inserirsi in quella che è la lunghissima lista di terzini destri validi in Premier League. Abbiamo Walker, Semedo, Cancelo, Bellerin, bla 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 bla. Arriva anche il buon Arnold, che però insomma, vedete che c'ha un parametro di velocità boostato molto alla velocità scatto. Quell'80 di accelerazione secondo me lo penalizza tanto, soprattutto sul primo scatto, che per un difensore è fondamentale per andare a fare le diagonali. Abbiamo poi una potenza tiro di 81 che non ce ne frega proprio, ottimi passaggi, cosa che gioca un ruolo molto importante a suo favore, agilità eccetera eccetera non è che ci importa più di tanto, ci importa il 75 di aggressività e le statistiche difensive, che sono ottime per quanto riguarda appunto diagonali automatiche eccetera eccetera. Però per quanto riguarda Arnold, seppure voi dite sì, ci metto ombra, no, sapete cosa la penso, come la penso sugli stili intesa, pure se ci andate a mettere ombra non cambia la sostanza, questo qua rimane sempre dietro per me Semedo, che è il migliore, e il buon Walker, poi la giocano molto i gusti personali. Abbiamo Haaland, ennesima carta speciale per lui, 3-3, piede sinistro alto alto, 1,94 m, una busta cavallifera, perché questo qua sì, veloce, sì, finalizza, sì, quello che vi pare, ma 3-3, insomma, secondo me parecchio inutilizzabile, molto, detto molto sinceramente, costa tanto perché è straipato. Se proprio volete, se lo ritrovate uno scambiabile eccetera eccetera, lo piazzate da esterno, se insomma volete proprio utilizzarlo perché non ce la fate, altrimenti tranquillamente lo bypassate, se lo trovate lo vendete, non lo andrei mai a mettere in nessuna squadra, con buona pace di chi è suo sostenitore. Carta molto interessante invece sto Rashford, 5-4, 1,86, alto normale, abbiamo visto l'IF, l'UCL Live, tanta roba, perché a differenza dell'UCL Live questo ha il ruolo di ATT, quindi è come se fosse un'ulteriore versione in form. Io ho usato l'86 anche in qualifica, mi sono trovato abbastanza bene, anche se un po' mi ha fatto smadonnare, questo con questo boost in tiro e finalizzazione forse potrebbe essere un po' meglio, riceve anche un piccolissimo upgrade in agilità eccetera eccetera, ma dato il body type, l'altezza eccetera, non vi aspettate di avere un giocatore agile come può essere un Messi ovviamente, o anche banalmente un Mbappé o un Neymar, perché è un po' più statico rispetto a questi giocatori che vi ho elencato, però sicuramente questo qua può dire la sua anche a livello competitivo, però costerà sicuramente tanto, visto che l'IF stava a 600.000, questo qua andrà secondo me sotto il milione, però devo dire questa qua bella carta, anche qui stile intesa consigliato cacciatore, e può farvi sia la punta che l'esterno.
Vabbè, Acerbi direi che si commenta abbastanza da solo, poverino. 65 di velocità, molto indietro già banalmente a un Manolas, quindi direi abbondantemente next, cosa che invece non dico su sto Diego Carlos, 1,85 normale alto. Questo va a occupare, secondo me, a questo punto un ruolo molto prepotente in Liga, piazzandosi alle spalle del buon Varane e secondo me di Gimenez, perché nella mia personale classifica vi dico Varane, Gimenez e poi questo Diego Carlos, che abbiamo imparato a conoscere l'anno scorso, anche buoni passaggi, ottime le statistiche difensive, ottima l'aggressività, la forza, anche 71 di agilità che vi permette di farlo scivolare con l'L2 in maniera abbastanza discreta, stile intesa consigliato, in questo caso ovviamente sempre ombra. E vi dico che questo qua può tranquillamente entrare nelle vostre squadre se lo volete andare ad utilizzare. Abbiamo poi il buon Lucas Moura, che in questo caso è una SBC. È una SBC, però abbiamo bypassato, esatto, queste carte qui, quindi ce le andiamo a vedere dopo. Abbiamo Alvaro Morata, anche qui 3-4, 1,90 m di giocatore alto alto, insomma, questo passato più alla storia per aver fatto conquiste con la Campello, insomma, voglio dire, in Serie A parte molto molto dietro alle carte anche base, per dirvi di, che ne so, un Gomez, ma pure un Rebic, un Muriel, Champions, insomma. Questo qui io lo scarterei proprio tranquillamente dalla lista delle carte utilizzabili. Non male invece questo Diogo Jota, che ha 4-5, per gli amici anche Diogo La Lota, se vi ricorderete le vicende dell'anno scorso. Velocità boostata tanto da quell'accelerazione, quindi non so se effettivamente abbinato anche a 1,78 m di giocatore, se questo qua può essere effettivamente così scattante, ma un try glielo si può dare, visto che comunque c'è anche buone stazze di tiro. Statistiche di passaggio un po' meh, agilità al top, abbinato anche a un body type molto mingherlino, anche se quel 76 di forza mi puzza un po'. Questo qui può essere sfizioso. Da CoC io vi dico di no, perché c'è il passaggio, insomma, un po' cannato. L'esterno non c'ha tanto il passo, forse punta in un attacco a due, ma neanche, quindi non è che lo andrei a comprare più di tanto. Però se ve lo ritrovate, insomma, magari un tentativo glielo potete dare, ma non è proprio una carta che vi consiglio, insomma. Abbiamo poi questo Nico Elvedi, 1,89 m di difensore centrale, con 71 di accelerazione, boostata tutta la velocità scatto. Che dirvi, insomma, svizzero della Bundes, in Bundes abbiamo Upamecano e quello che vi pare, quindi io direi che questo qua lo possiamo tranquillamente anche in questo caso bypassare, mentre una gran carta è questo Theo Hernandez, che se Mbappé fosse stato esterno sarebbe diventato secondo me una delle carte più utilizzate, perché ha delle statistiche incredibili, si candida a essere forse meglio praticamente di Mendy. L'unico problema appunto è la sua ibridibilità, perché lì a sinistra solitamente c'è Neymar, quindi insomma diventa un attimino problematico linkarlo, perché magari mi immagino un Varane, un Hernandez, e lì ci andava proprio bene un esterno sinistro francese, che però al momento non c'è. Quindi vi dico gran gran carta, miglior terzino sinistro sicuramente in Serie A a mani basse, uno dei migliori terzini sinistri del gioco, ma occhio a come andarlo a utilizzare, ovviamente in questo caso stile intesa un bel rancorello. Insomma, sto Hernandez è sicuramente molto molto valido. Abbiamo poi sto Pepe, che anche quest'anno si è preso una carta speciale 4-2, direi che si commenta da solo, un Rivaldo che ci ha creduto di meno. Statistiche di velocità ottime, di tiro un po' così, di passaggio un po' meh, freddezza 79, insomma, direi che è abbastanza inutilizzabile, come inutilizzabile sto Yazici, voglio dire, anche se 4-4, ma 1,85 con 74 di accelerazione, insomma, una busta abbastanza rara. Arriviamo invece a quelle che sono le note succose, perché sto Lucas Moura anche quest'anno si è preso sta carta speciale, 4-4, 1,74 di giocatore. Non so la SBC al momento quanto costa, ma sicuramente si inserisce in un momento del mercato in cui con le varie sfide Icon sicuramente i giocatori costano, quindi magari un po' sovrapprezzato, terminata l'Icon magari costerà un po' meno, velocità è velocissimo, potenza tiro ci siamo, finalizzazione ovviamente anche lì, però per un esterno non sono male, passaggi un po' così e così, statistiche di agilità al top, questo qua io lo utilizzerei tranquillamente come esterno. Né da COC per via dei passaggi, né da punta in attacco a 2 per via di potenza tiro e finalizzazione un po' ambigue, ma ci sta comunque il buon Lucas da esterno. Anche quest'anno si candida a essere uno dei migliori esterni in Premier League, visto che comunque Salah c'ha due di piede debole, Adama è una mezza busta, sto Lucas tanta tanta roba. E concludiamo con il buon João Félix, che è uscito nella sua versione pot, costa un po' tantino, però 5-4, 1,81 m di giocatore.
buona la velocità con l'accelerazione, intanto è arrivato Return, quindi probabilmente sentirete più lui che me, scherzi a parte, buona la potenza tiro e la finalizzazione, buono il passaggio corto meno il lungo, ottimi parametri di agilità eccetera. Non vi aspettate un giocatore che prende molto campo, quindi voglio dire, a questo punto io ve lo consiglio più da COC che da punta, perché da esterno non lo andrei mai a utilizzare. Però questo qua riceve un bel boost, si candida sicuramente a essere una carta molto interessante, però per 400k onestamente stare un attimino attento a fare le dovute valutazioni. In questo caso stile intesa consigliato, cacciatore, così come magari a Lucas anche ci può stare un cacciatore o un cannoniere. E niente ragazzi, per